Si è aperta sabato 17 agosto la 20ª edizione de Il Paese dei Balocchi in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. L'ondata di maltempo prevista per questi giorni ha però modificato il calendario della manifestazione, con le serate che riprenderanno mercoledì 21 e termineranno venerdì 23 agosto. La serata inaugurale si è svolta regolarmente con laboratori, musica, giochi, teatro e tanti spettacoli. Clou della serata è stato l'incontro con il giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone, che ha ricevuto anche la fascia di sindaco di questa edizione. Intanto mi ha meravigliato molto, insomma, l'essere stato nominato per questa cosa, per questa onorificenza, diciamo così. Poi mi sono accorto invece che c'è una manifestazione dal grande fermento comunitario, e questo mi piace tantissimo. Io amo le comunità che si riuniscono, questo è un luogo che si apre, che parla tra persone, e quindi sono ancora più onorato. E poi c'è anche il tema quest'anno, Infiniti, è un tema a me molto caro, perché in qualche modo è come se anch'io raccontassi delle storie che non finiscono, delle storie che ribaltano le prospettive. Quindi essere sindaco questa sera qui, in questo contesto, con questo tema, è ancora più affascinante. Il messaggio che voglio lanciare è che bisogna sempre guardare gli altri con curiosità, non bisogna mai essere superficiali. Noi siamo distratti in questo periodo storico, ecco, dovremmo ricominciare a guardare quello che sta vicino a noi, scorgeremo dei tesori incredibili, ecco, questo è il messaggio che voglio lanciare. Ai ragazzi vorrei dire di perseguire i sogni, però i ragazzi da soli non ce la possono fare, quindi c'è una responsabilità nostra, dobbiamo essere noi grandi a preservare, a aprire il campo, a creare reti di protezione. E a loro posso dire: sognando si può cambiare il mondo, ecco quello che voglio dire a loro. Infiniti, virate coraggiose, l'abbiamo sentita adesso da un grande giornalista come Domenico Iannacone, che ci ha raccontato delle storie di virate coraggiose, quindi era proprio il nostro tema, cioè quello che volevamo parlare, di queste persone che hanno avuto nella vita periodi difficili, poi si sono rinate e hanno virato in maniera coraggiosa, diventando anche degli esempi per gli altri. Chiaramente con gli spostamenti dovuti alla pioggia previsti, venerdì 23 verrà qui sul palco Fabrizio Macchi, che è un paralimpico, quindi una bella storia difficile di una virata importantissima, e sarà nominato cittadino onorario del Paese dei Balocchi. 20 anni del Paese dei Balocchi è proprio questo, è questo che siamo riusciti a fare, cioè tante cose insieme, che dalla musica che in questo momento sentiamo forte, però diciamo serate come con Domenico Iannacone, tanti giochi per bambini, laboratori, insomma veramente è uno spazio per tutti.